Buonasera a tutti. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, mi presento, io sono Massimo Perciavalle, sono il direttore di Make It So e stiamo appunto in questo periodo attivando una serie di webinar e quindi abbiamo invitato Gianfranco, che è il nostro formatore, a trattare di un tema molto, molto importante, credo, molto, molto particolare, che è quello appunto degli incentivi occupazionali. Quindi sicuramente un tema molto interessante. Allora, Gianfranco, io nel frattempo che raggiungiamo il quorum delle persone, e dico ai nostri partecipanti che sarà un webinar interattivo, quindi poi potete utilizzare tranquillamente la chat durante, diciamo, insomma, l'esposizione di Gianfranco rispetto al tema di riferimento. Terremo un po' i microfoni disattivi in questa fase, poi diciamo che nell'ultima fase dedicheremo più o meno un quarto d'ora alle domande, quindi lettura diciamo, dei diversi commenti che le persone potranno fare in chat, e poi se qualcuno vorrà anche un intervento, diciamo, in diretta video o solo con audio, essendo che stiamo utilizzando Zoom ce lo permette, ecco, da questo punto di vista. Allora, Gianfranco, direi ti vado a presentare. E abbiamo, ecco, il piacere di avere Gianfranco con noi, che è uno specialista e un consulente del lavoro. E Gianfranco, appunto, è uno dei nostri, diciamo, formatori di punta per quanto riguarda il master in amministrazione delle risorse umane. E che Troppo master buono, è come? troppo buono, troppo buono. Assolutamente, assolutamente, uno dei nostri specialisti che collabora ormai con noi da diverso tempo, essendo che in questo periodo siamo appunto in fase finale anche per quanto riguarda la prossima edizione del Master, che è il 6 giugno. Abbiamo detto: va bene, Gianfranco, vieni a fare un po' questo intervento su questo tema, che ci sembra un tema assolutamente, assolutamente attuale. Allora, quindi una prima domandina, magari appunto che vogliamo esplorare rispetto alle persone che per ora si sono collegate. Volevamo chiedervi se appunto questo tema vi interessava più dal punto di vista, diciamo, di candidati, quindi persone che stanno ricercando lavoro e quindi vogliono magari scoprire un po' quelle che sono le opportunità, se gli incentivi del lavoro, oppure datori di lavoro, quindi responsabili magari HR, no? Responsabili di aziende che quindi sono interessati a questa tematica, oppure altri consulenti di lavoro, ecco, in questo senso. Se volete iniziare a scriverci un po', diciamo, la vostra provenienza e motivazione, Sì, così fatecelo sapere, scrivetecelo all'interno della chat in modo che diciamo, Esatto. riusciamo anche a capire un po' chi abbiamo, con chi stiamo interloquendo, ecco, per quanto possibile nella situazione in cui insomma, Allora, siamo. abbiamo un orientatore, quindi ecco, come in qualità di orientatore, quindi come professionista, ok? Quindi Paolo come professionista, appunto un'altra persona responsabile delle risorse umane, ok? Orientatore, ok, quindi abbiamo altro professionista, orientatrice, veramente la nostra Barbara, consulente di carriera, anche qui orientatrice. In qualità di HR, ok, quindi diciamo per ora lato operatrice presso agenzie per il lavoro. Va bene, perfetto, Ottimo, perfetto. grazie. Ok, così possiamo dare anche un po' una chiave in questo senso. Va bene, Gianfranco. Allora, lascio a te la parola e poi io resto sintonizzato qui a tua disposizione e ti ascolto volentieri sul tema. Quindi lascio a te continuare la tua presentazione professionale. Grazie Massimo, grazie diciamo, per la presentazione. Diciamo,
diciamo che grazie anche a tutta la squadra di Make It So, che diciamo c'è dietro a ogni diciamo evento, insomma, ogni manifestazione coinvolge comunque anche altre persone. Le ringraziamo perché comunque anche grazie al loro contributo, insomma, che tutto funzioni, ecco. Assolutamente. Sì, assolutamente. Quindi è bello, insomma, ritrovarci anche all'interno di questa sessione formativa per parlare di questo argomento che fa parte del Master di Amministrazione del Personale e Consulenza del Lavoro, che è di prossima partenza. Avremo un modulo, diciamo, da dedicare poi a questa sessione. Prima di passare all'analisi un po' di quello che andremo a trattare in modo più dettagliato, termino la mia presentazione. Sono un consulente del lavoro. Ho più di 10 anni di esperienza maturata sia in aziende di grandi dimensioni che in studi di consulenza anche piuttosto prestigiosi. Oggi lavoro per il gruppo bancario Iccrea e mi occupo di payroll principalmente, amministrazione del personale, anche di welfare. E anche il welfare è un tema che tratteremo all'interno del master che sta per partire, diciamo. Un tema che alle risorse umane è molto caro, soprattutto diciamo a chi già si sta muovendo all'interno di quest'ambito, sa benissimo che come dire, si tratta di anche quello di un elemento che sta acquisendo notevole importanza, soprattutto come leva gestionale. Diciamo, non mi limito normalmente a fare il payroll, mi piace anche scrivere, come avrete capito. Ho fondato un sito insieme a un altro socio che si chiama Focus Lavoro, su cui facciamo informazione per l'amministrazione delle risorse umane e sono un autore per il Sole 24 Ore, è stato anche questa collaborazione. E poi ho il piacere di collaborare con Massimo e con tutta Make It So come docente all'interno dei master alcuni moduli dei master che la scuola di formazione Make It So offre sul mercato. All'interno di questa slide potete anche eventualmente consultare gli articoli che ho scritto, sia insomma, noterete che c'è una maggior proprio, diciamo, preponderanza verso gli incentivi, che è un argomento che mi piace molto sul welfare, però trattiamo un po' tutto. Quindi vi ringrazio per esservi collegati e per dedicare questo tempo a questo momento formativo e cerchiamo adesso di andare un po' più nel dettaglio di quello che diciamo lo scopo di questa piccola sessione formativa. Allora, il tema è centrare la relazione che c'è tra il costo del lavoro e l'occupazione, perché altrimenti parlare di incentivi? È importante, diciamo, avere consapevolezza del peso che il costo del lavoro ha all'interno dei bilanci dell'azienda, perché è opportuno, come dire, ricordarci che una sana gestione del costo del lavoro non ci obbliga poi come azienda a intervenire su una riduzione dei livelli occupazionali. Quindi, come dire, è necessario imparare che è possibile effettuare assunzioni, stabilizzazioni a tempo indeterminato a determinate condizioni, in modo tale come dire, conseguire un costo del lavoro, quindi anche un cuneo, lo possiamo dire, cuneo fiscale, inferiore, apportando vantaggio all'azienda. In questo modo avremo determinato quella che a me piace chiamare occupazione sostenibile, cioè una crescita occupazionale che non inferisca negativamente all'interno del bilancio, ma che permetta all'azienda di crescere in salute. Compatibilmente a, come dire, al peso che il costo del lavoro ha, cioè nei bilanci lo devono sostenere le aziende italiane. Sappiamo infatti che cioè in Italia il costo del lavoro è tra i più alti d'Europa, se non addirittura forse per qualche anno è stato anche il più alto. Quindi, come antidoto a tutto questo, esistono gli incentivi. Gli incentivi nei rapporti di lavoro non sono altro che opportunità che il panorama normativo, quindi il legislatore, pone a favore delle imprese a determinate condizioni. Si tratta quindi di riduzioni contributive per lo più di natura percentuale oppure fissa, che vengono accordate,
come dire, al verificarsi di alcune situazioni, oppure magari sono dedicate all'assunzione di alcuni tipi di lavoratori. Poi questo lo vedremo in modo più dettagliato. Quindi, per noi che siamo operatori delle risorse umane, la vera sfida è qui, cioè coniugare al meglio, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali. Quindi, se l'azienda deve effettuare assunzioni perché deve crescere o perché ha bisogno di investire in un nuovo ambito di business, dobbiamo sapere noi qual è il modo più conveniente per farlo. E questa è una conoscenza che possiamo maturare solo noi che siamo operatori delle risorse umane, a prescindere dalla nostra presenza in un ufficio di amministrazione o di gestione. Io ritengo questo argomento estremamente trasversale e anche dall'esperienza che ho dal punto di vista pratico, insomma, mi dico e vi dico che è strategico che questo tipo di competenza, questo tipo di conoscenza venga, come dire, appresa un po' da tutti i lati delle risorse umane, non solo, diciamo, il payroll e l'amministrativo, ma anche il gestionale che, quando sceglierà il candidato, eventualmente potrà anche valutare quale sarà in autonomia la modalità più, come dire, conveniente anche per l'azienda. Quindi, diciamo che vi riassumo e vi indico che tutte le misure di sostegno all'occupazione sono rappresentate all'interno del repertorio nazionale degli incentivi che viene tenuto in forma telematica, quindi sul sito internet brevemente, dell'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive, che è stata istituita con uno dei decreti attuativi del Job Act. Tra le proprie competenze, l'ANPAL ha anche questa, e quindi è quella di gestire e istituire il repertorio nazionale degli incentivi. Poi vedremo più avanti che l'ANPAL, con propri decreti, dispone anche di strumenti di incentivazione proprie, quindi con risorse che, diciamo, vengono attribuite all'ANPAL in conseguenza della funzione che svolge, ma questo poi lo vedremo con più calma. Quindi questo, diciamo, è un po' l'introduzione dei temi. Ecco, diciamo, in questa slide vi ho rappresentato una sintesi anche piuttosto stretta di quelli che sono i principali incentivi nei rapporti di lavoro ad oggi utilizzabili, che hanno una valenza sul piano nazionale, quindi, come dire, sono applicabili per tutte le imprese su tutto il territorio nazionale, a prescindere quindi dall'ubicazione delle stesse. Ce ne sono diverse, come qui ce ne sono 3, 6, 9, 12, ben diciamo 12 strumenti a sostegno dell'occupazione. Vi preannuncio che, diciamo, stiamo parlando di un tema soprattutto di natura normativa, dove il legislatore tende a intervenire con una certa fantasia, cioè, se mi permettete diciamo, questo tipo di aggettivo. Diciamo, il motivo per cui si interviene spesso in questi ambiti è perché l'idea di rendere meno oneroso un rapporto di lavoro si presume che, come dire, tenda ad attrarre le aziende per cercare di creare occupazione stabile. Quindi, con questo filo conduttore, spesso il legislatore interviene per cercare di rendere ora più attrattiva una misura piuttosto che l'altra, in relazione, diciamo, per esempio, all'andamento del tasso di disoccupazione, no? Sappiamo molto spesso che i disoccupati si annidano per la maggior parte nelle fasce di età diciamo basse, cioè non a caso parliamo dei NEET, quindi dei ragazzi al di sotto di una certa soglia di età che non si stanno formando, che non, insomma, e che non stanno ricercando attivamente lavoro, oppure si passa generalmente già alla fascia di over 50, quindi di persone che fanno fatica poi a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Tra quelle che vedete qui come misure, vi ho indicato il contratto di apprendistato, che, diciamo, anch'essa è una tipologia contrattuale, secondo me la più conveniente in assoluto, perché, diciamo, permette alle aziende di conseguire una serie di vantaggi normativi, contributivi e fiscali, quindi è molto molto particolare. Secondo me poi
anche flessibile, per cui diciamo si presta molto bene all'ingresso in azienda, insomma una forma contrattuale assolutamente attrattiva. C'è poi un incentivo che è dedicato ai percettori di reddito di cittadinanza. Ce ne sono diversi, ma mi domandavo, diciamo, e qui mi piacerebbe aprire un piccolo sondaggio, ecco, se fosse possibile. Mi chiedevo anche, come dire, considerato che una parte delle persone che ci sta ascoltando è già un operatore delle risorse umane, se c'era una consapevolezza, diciamo, della presenza di tutti questi incentivi. Quindi magari potremmo avviare un piccolo sondaggio per capire da parte vostra che ci state ascoltando se evidentemente esiste già una consapevolezza sull'entità di questi strumenti che vengono messi a disposizione a favore delle imprese al fine di creare occupazione. Ok, adesso il sondaggio è stato lanciato, adesso ti darò i risultati, diamo un attimo il tempo per rispondere. Quindi anche in relazione a questa, diciamo, visione che ci hai dato, no? Su questi principali incentivi, Sì, se li assolutamente. conoscevate o meno. Sì, tenuto conto che diciamo cambiano con una Abbastanza. velocità, sì, diciamo che mediamente, annualmente bisogna tornare su queste cose almeno una volta l'anno, perché l'orizzonte è quello, l'orizzonte annuale, Sì. quindi c'è bisogno. Allora, ti leggo i risultati. Molto il 13%, abbastanza il 60%, c'è comunque un 27% poco. Quindi Va bene, quindi diciamo c'è una diciamo consapevolezza una generata. consapevolezza me media, Media. quindi media. Va bene, quindi grazie per averci dato queste indicazioni. Questo ci dà anche un po' la possibilità di tarare un pochettino il grado di dettaglio di questo breve percorso che stiamo facendo. Quindi vi riepilogo brevemente quelli che sono gli incentivi che sono indicati qui a video, cioè l'incentivo per l'occupazione stabile, che diciamo in teoria, in principio, doveva essere una misura strutturale, salvo poi diventare una misura da rifinanziare di anno a anno in biennio, in questo caso biennio. Come incentivo stabile abbiamo l'incentivo per i lavoratori in sostituzione di maternità. L'incentivo Io Lavoro è stato da poco licenziato dall'ANPAL con una serie di decreti direttoriali che in parte si sono un po' rincorsi per correggere alcune anomalie iniziali. È stato attivato per quest'anno per davvero, se così si può dire, l'incentivo per le giovani eccellenze, già previsto dalla legge di stabilità dell'anno passato, ma mai entrato in vigore. C'è l'incentivo per percettori di NASPI che è stato introdotto dalla legge 92-2012, che è fisso, quindi non necessita di ulteriori misure. C'è l'incentivo per i giovani genitori che è da rifinanziare attualmente, un incentivo dedicato alla ricollocazione dei lavoratori over 50 e di donne, anche questo è un incentivo previsto dalla legge 92-2012 di natura strutturale, molto importante perché va a stimolare l'occupazione, cioè tende a incentivare l'occupazione per quei soggetti che tradizionalmente fanno più fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro, vuoi per l'età oppure vuoi per un problema di genere che purtroppo nel mercato del lavoro e nel nostro tessuto sociale comunque esiste. Vi si affianca l'incentivo per i lavoratori disabili, che è stato introdotto da poco, in corrispondenza come dire, del cambio, delle regole del collocamento mirato, che sono intervenute con il Job Act. C'è un incentivo per assumere lavoratori che provengono da procedure di cassa integrazione straordinaria e c'è poi l'incentivo per il sistema duale, che diciamo, rappresenta anche questo uno strumento di ingresso in azienda e che permette alle persone che stanno conseguendo un titolo di studio di come dire, effettuare un certo numero di ore di formazione in azienda e di conseguire il titolo di studio in questo modo. Sistema duale è stato introdotto da poco nel nostro ordinamento e secondo me si tratta di uno strumento che va, come dire, va osservato con un certo grado di attenzione. Ecco, questo grosso modo è, diciamo, una panoramica generale delle principali misure che sono a disposizione delle aziende.
C'è anche l'incentivo per i percettori di reddito di cittadinanza, forse non ve l'ho commentato, diciamo, a dovere, che diciamo, rappresenta forse la misura in assoluto più complessa da utilizzare, perché diciamo, attivare apprendistato piuttosto che occupazione stabile richiede poi all'azienda di fare una serie di cose, di rispettare una serie di paletti a volte complessi, devo ammetterlo, anche per chi diciamo, ci lavora, in particolare l'incentivo per percettori reddito di cittadinanza in assoluto, quello lì più complicato, cioè un'autostrada diciamo, di buche che si ripetono, diciamo, a cui bisogna stare veramente, veramente molto attenti. Oggi ci dedichiamo in particolare a fare una disamina, scusate, dell'incentivo all'occupazione stabile che è stato reintrodotto e corretto per l'anno 2020 e 2021 dalla legge di stabilità di quest'anno. Qui, se insomma c'è qualcuno tra voi che ha memoria, sicuramente ricorderà che questo incentivo è stato praticamente interessato, se non in parte travolto l'anno scorso, da un conflitto di natura normativa che è stato generato dal decreto dignità, il quale, ricorderete, il decreto dignità che è stato licenziato nel corso del 2018, relativamente alla nuova definizione delle regole del rapporto di lavoro a tempo determinato. Ecco, diciamo che tra le varie disposizioni, questo decreto dignità, introduceva all'interno del nostro ordinamento un incentivo praticamente uguale a quello già previsto dalla legge di bilancio del 2018. Si era creata quindi una situazione un po' complessa da gestire dal punto di vista normativo, scusate, stavo leggendo qualche Sì, domanda, poi magari te lo dobbiamo. dico io, poi dopo un po' di Sì. una domanda, sì. Mi ero fatto prendere dalla curiosità. Quindi diciamo che poi per fortuna nel 2019 è intervenuto il legislatore abrogando questo incentivo previsto dal decreto dignità e restituendo poi piena legittimità invece al precedente beneficio, che è quello all'occupazione stabile, già previsto in origine nel 2017. Quindi finita diciamo, questa querela normativa, poi l'INPS ha provveduto a disciplinare dal punto di vista attuativo questa misura con due circolari, l'ha fatto nel 2018 con la 40-2018, è intervenuta nel 2020 più recentemente con la circolare 57-2020, diciamo anche come dire, sancendo proprio ecco, la fine di questo conflitto anche dal punto di vista normativo sul quale l'INPS si è trovata anch'essa in difficoltà dovendo dare attuazione a una norma non proprio chiara e sul quale il legislatore non è stato proprio chiarissimo. Quindi, fatto questo brevissimo preambolo, andiamo un po' più nel merito a vedere di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un incentivo che consiste nel 50% del costo contributivo a carico del datore di lavoro, premi INAIL esclusi, che ha però un massimale annuo di 3.000 euro. Viene concesso per la durata di 36 mesi e decorre dall'assunzione o la trasformazione del soggetto. Quindi gli elementi che dobbiamo, come dire, fissare relativamente a questa misura sono questi. Diciamo, la misura coincide col 50% del costo contributivo, nel limite però di 3.000 euro annui, quindi vuol dire che se il costo del lavoro supera i 3.000 euro annui, cioè se il 50% del costo contributivo a carico del datore di lavoro supera i 3.000 euro, non posso beneficiare più di quel tetto, quindi sto sempre nei 3.000 euro. C'è un massimale mensile, quindi 250 euro al mese, l'importo che posso, diciamo, risparmiare mensilmente, anche giornaliero, per una durata massima di 36 mesi, che vi assicuro non sono pochi, perché mediamente, diciamo, gli incentivi hanno una durata che vanno da un anno ai 18 mesi, tranne che per l'apprendistato, che è particolarmente vantaggioso, soprattutto se combinato con una serie di misure. Quindi diciamo, si tratta di un incentivo particolarmente importante. Chiaramente in caso di lavoratori part-time bisognerà riproporzionare il beneficio in base alla percentuale di part-time del lavoratore. Per cui il caso più semplice è un lavoratore part-time al 50% che
per il quale l'azienda non potrà beneficiare di un importo massimo di 1.500 euro, ovvero la metà, diciamo, qui sempre il 50% del costo del lavoro può prendere l'azienda, ma nel limite massimo di 1.500 euro, non più 3.000 euro. Questo, diciamo, è la fotografia della misura. Cerchiamo di capire un attimo in quali casi è possibile attivarla e in che termini. Allora, questa misura spetta per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che, in base ad alcuni limiti di età, non hanno mai avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'intera vita lavorativa. Quindi ci sono diversi, come dire, aspetti di cui dobbiamo tener conto se come azienda vogliamo attivare questo tipo di incentivo. Anzitutto, la platea dei soggetti incentivabili varia nel tempo, perché per quest'anno, fino a fine 2020, sono incentivabili i lavoratori fino a 35 anni di età. Più precisamente sono 34 anni e 364 giorni, praticamente al momento dell'assunzione o della trasformazione. Questo limite di età si abbasserà per l'anno venturo, che passerà da 35 a 30 anni. Quindi, se nel 2021 volessi trasformare a tempo indeterminato un lavoratore che non ha mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato prima, che magari ha 31 anni, non potrò beneficiare di questa misura. Quindi, ricapitolando, c'è una, come dire, il limite di età del soggetto incentivabile è variabile. Per quest'anno 35 anni, per l'anno 21 si abbasserà a 30. Sono incentivabili assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato anche di rapporti di lavoro part-time, a patto che queste persone non abbiano mai avuto, all'interno della propria vita lavorativa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Esistono anche delle eccezioni, che però, diciamo, in questo momento credo che faremo un po' fatica ad approfondire. Piuttosto, quello che mi fa piacere farvi sapere è che diciamo, l'INPS per fortuna ci aiuta, cioè da queste poche informazioni capite come le implicazioni a carico delle aziende siano tante. La prima, sulla quale vi inviterei a fare una piccola riflessione, è questa: come può un'azienda verificare se un lavoratore che vuole assumere o che magari anche ha già assunto, in tutta la propria vita lavorativa non abbia mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato? Questo si pone un bel problema, no? Ecco, per fare questo tipo di verifica, l'INPS mette a disposizione un'applicazione all'interno della quale è possibile inserire il codice fiscale della persona che noi vogliamo assumere o trasformare e ci restituisce un'informazione. Cosa fa l'INPS? Va a pescare da due archivi diversi, vede questo codice fiscale e lo va a matchare con le informazioni che risultano al collocamento, quindi all'ANPAL, potremmo dire oggi, nel sistema informativo ANPAL, per verificare che effettivamente questo lavoratore non abbia mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La seconda verifica la effettua in ordine alle informazioni che ha nel proprio archivio, perché l'INPS riceve mensilmente le denunce retributive e contributive dei lavoratori, quindi sa quando un lavoratore viene assunto e viene cessato. Quindi vi si restituisce un'indicazione circa lo stato occupazionale di questa persona e vi dice se ha diritto o no, ma questa informazione non ha alcun tipo di certificazione. Questo vuol dire che quando noi vogliamo, se nel caso volessimo assumere qualcuno utilizzando questo incentivo, noi operatori delle risorse umane dobbiamo accertarci e far sottoscrivere al lavoratore una dichiarazione di responsabilità di proprio pugno che ci attesti che di fatto nel tempo non abbia mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È capitato, mi è capitato anche purtroppo, di trovarmi, diciamo, in una situazione in cui c'è stato un disallineamento, per cui magari l'azienda ha percepito il beneficio quando il lavoratore aveva dichiarato un'informazione non in linea. Quindi da questo punto di vista, ecco, vi
vi consiglio vivamente di far sottoscrivere al lavoratore un'autocertificazione specificando che in caso di dichiarazioni mendaci ci si espone alle sanzioni previste quando si autocertifica un'indicazione che in verità non è corretta. Questo non come mera punizione, ma semplicemente per ispirare un comportamento, ecco, diciamo, il più possibile, come dire, trasparente, ecco, nei confronti dell'azienda. Ecco, questi sono una parte, diciamo, degli aspetti che caratterizzano l'attivazione di questa misura. Se volessimo capire praticamente questa azienda in che termini sta risparmiando oppure sul costo del lavoro, vi ho proposto in questa slide un piccolo esempio. Cioè c'è un'azienda Alfa che intende assumere 10 persone a tempo indeterminato dal 1º gennaio utilizzando questo tipo di incentivo. Vi ho costruito una tabella che vi riporta per anno l'imponibile annuo, ovvero la retribuzione che questi dipendenti, tutti e 10 dipendenti, hanno percepito nell'anno. Nella seconda colonna vi ho indicato il costo contributivo che normalmente l'azienda avrebbe dovuto sostenere per questi 10 rapporti di lavoro. Quindi stiamo parlando di circa 80.000 euro annui di costo contributivo per 10 persone. E poi vi ho indicato nelle colonne successive i due limiti di cui vi ho accennato in precedenza, ovvero il limite del 50% applicabile al bonus, il primo limite che è di 39.646,33 e il tetto massimo di bonus che ammonta a 3.000 euro per ogni rapporto di lavoro, per cui per 10 otteniamo 30.000 euro di limite invalicabile, per cui questa azienda, anche se il costo contributivo di questi dipendenti ammonta a 39.000 euro, non può beneficiare più di 30.000 euro, in quanto si è verificato il secondo limite previsto dalla norma, 50% del costo contributivo, ma nel limite di 3.000 euro annui. Nel nostro caso dobbiamo applicare 3.000 euro annui a persona. Questo cosa vuol dire? Il costo contributivo netto di questa azienda, come dire, si riduce nel corso di 3 anni di ben 90.000 euro. Ora, diciamo, questo ci può far capire, ci dà una misura per capire quanto per un'azienda ce ne sono, di aziende che fanno assunzioni. Ridurre il costo del lavoro in una prospettiva di 4 anni di 90.000 euro vuol dire incrementare la redditività aziendale per i primi 3 anni del 37%, per una media poi dei 4 anche al 28%, ma adesso ci arriviamo con calma. Quindi il costo contributivo netto per questi rapporti di lavoro ammonta a 49.292,66 per i primi 3 anni. L'ultimo anno, che chiaramente decorre dal 37° mese in poi, il costo contributivo è pieno, per cui dai 79.292,66 non c'è nessun tipo di variazione. Dunque, rapportando il costo contributivo pieno a quello effettivo, cioè quello che ha conseguito l'azienda beneficiando della misura, vediamo che l'azienda nei primi 3 anni ha risparmiato il 37,83% del costo contributivo. Nei 4 anni, questo risparmio si è, come dire, attestato al 28%. Quindi questo ci fa capire e ci dà la misura di quanto sia importante il costo del lavoro e soprattutto fare occupazione stabile. Quando diciamo che abbiamo conseguito un risparmio del 37%, vuol dire che abbiamo incrementato la capacità reddituale dell'azienda del 37%, cioè l'indice di redditività di questa azienda è schizzato in alto all'improvviso del 37%, perché abbiamo risparmiato dei costi, non perché abbiamo fatto nuovo business. Quindi questo ci dà la dimensione di quanto sia strategico l'elemento del costo del lavoro all'interno del bilancio. Siamo noi i primi operatori, quindi, che abbiamo la possibilità di andare a lavorare sulla redditività aziendale. Questo che vuol dire che se per ogni, sto cercando di fare un esempio ancora più diretto, se questa azienda per ogni
per ogni 10 euro di capitale investito, okay, diciamo normalmente gliene tornano 2, okay, in termini di redditività, abbiamo incrementato del 37% quei 2 euro, determinando, diciamo, un incremento della redditività aziendale, quindi degli utili, quindi maggiori risorse da investire o nell'autofinanziamento dell'azienda oppure per finanziare nuovi progetti di business, ecco. Quindi questo è un pochettino il tema che riguarda questa misura. Ecco. Bene, allora ti faccio subito una domandina che avevo lasciato, diciamo, in sospeso, poi invito anche qualcun altro, magari rispetto a quello, al tema su cui si è focalizzato Gianfranco, rispetto ad altri temi anche di farsi avanti, insomma, nelle domande nella chat. E allora, Barbara era particolarmente interessata al sistema duale, quindi se puoi, diciamo, magari approfondire un attimo un piccolo focus su questo e soprattutto sulla differenza tra sistema duale e apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica. Scusate, vi Sì, rimetto. diciamo le tipologie di incentivo, così poi magari Sì, allora, diciamo poi abbiamo che. tempo. E aspetta, finisco un attimo. Per quanto riguarda l'accesso all'incentivo e la tipologia di lavoratori che possono essere occupati tramite questi incentivi, quindi il sistema duale. Sì, allora, diciamo che c'è una grossa somiglianza tra il sistema duale e l'apprendistato di primo livello. Quindi Barbara ci fa una domanda puntuale. Perché diciamo ha senz'altro, come dire, individuato una certa somiglianza tra queste due misure. Mentre l'apprendistato di primo livello, infatti, è una tipologia contrattuale che permette al lavoratore di conseguire, diciamo, il conseguimento di conseguire un titolo di studio o una qualifica professionale. Parallelamente, diciamo, all'avviamento di un rapporto di lavoro specifico come l'apprendistato, il cui contenuto per l'appunto è anche formativo, il sistema duale, diciamo, si differenzia per il fatto che viene chiesto al lavoratore che anche sta terminando un percorso di studi di poter svolgere limitatamente solo il 30% delle ore previste. Diciamo, per poter, come dire, conseguire questo con merito questo percorso di inserimento in azienda. Quindi, in buona sostanza, c'è come dire, una grossa differenza, cioè nel senso che l'apprendistato presuppone già l'inizio di un rapporto di lavoro, mentre invece cioè, inizia un rapporto di lavoro in apprendistato in azienda che è finalizzato da una parte a formare il lavoratore, dall'altra a fargli conseguire il titolo di studio o la qualifica professionale. Nel sistema duale, nel momento in cui si svolge questa alternanza tra scuola e lavoro, non vi è costituito un vero rapporto di lavoro tra l'azienda che ospita la persona che sta facendo alternanza. L'incentivo, infatti, di cui abbiamo parlato, si realizza nel momento in cui assumiamo nei 6 mesi successivi il lavoratore che abbia svolto un minimo di 30% delle ore previste di alternanza scuola-lavoro presso la nostra azienda. Quindi la differenza netta in primo luogo sta qui, cioè il rapporto di lavoro di apprendistato si instaura subito, determina la nascita di un rapporto di lavoro il cui contenuto, diciamo, è bivalente perché contiene formazione e lavoro e permette di conseguire facendolo anche questo tipo di titoli, okay? Quindi questo tipo o di questo tipo di qualifiche professionali. In più l'apprendistato permette di beneficiare di una serie di aspetti, benefici contributivi, normativi e fiscali. Quindi la differenza preminente con l'alternanza scuola-lavoro sta nel fatto che il rapporto di lavoro si attiva alla fine del periodo di alternanza, che non sono altro che una serie di ore che lo studente deve trascorrere in azienda al fine di compiere il proprio percorso di studio obbligatorio. Ecco, quindi in questo periodo in cui si sta realizzando l'alternanza scuola-lavoro, che è uno strumento che il legislatore ha portato alla luce per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, in quel momento non si costituisce rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro premiato con lo sconto previsto dal sistema duale
Sì, attiva evidentemente solo nei 6 mesi successivi alla consecuzione, al conseguimento del titolo della qualifica professionale del lavoratore che ha svolto presso la medesima azienda almeno il 30% delle ore di alternanza. Ecco, questo diciamo inquadra un pochettino la differenza. Bene, Barbara dice che sei stato chiaro, quindi bene. Ah, grazie Barbara, scusate, Allora, poi Lucilla a questo punto ci chiede, aspetta ancora, vabbè, prima di andare all'altro tema, mi sa che Paolo voleva un'ulteriore delucidazione. Allora, dunque, tra apprendistato e duale, è corretto dire che il secondo è più rischioso, il duale? No, io non ci vedo un rischio, diciamo, in questo tipo di avviamento. Ci vedo più che altro una differenza negli obiettivi che l'azienda si sta dando. Cioè, se io, per esempio, sono un operatore delle risorse umane di un'azienda, di una startup, ok? So benissimo che mi servono competenze che hanno i ragazzi. Quindi è inutile che vado sul mercato di lavoro a cercare competenze che probabilmente non troverò. Quindi ho bisogno di portare in azienda competenze che stanno nascendo adesso. Vado all'istituto che secondo me forma i ragazzi con le competenze che mi servono e dico: caro istituto, tu mi mandi 2 o 3 ragazzi a fare alternanza scuola-lavoro. Se poi tra questi 3 ragazzi trovo qualcuno che mi piace, perché secondo me c'ha le competenze che servono e trovo che c'ha la testa a posto, me lo porto in azienda. Quindi non ci vedo un profilo di rischio diverso, anche perché cioè, accogliere un lavoratore, un ragazzo che viene a fare alternanza lavoro non è che lo fai senza assicurazione, devi stipulare comunque, come dire, una convenzione con la scuola che ti copra da questo tipo di rischi. Quindi non c'è un tema di responsabilità aziendale per cui, sai, si potrebbe essere più esposti da questo tipo, oppure, come dire, avere un profilo di rischio maggiore, assolutamente no. Diverso il discorso, magari, se noi abbiamo già le competenze in azienda e le vogliamo, diciamo, tramandare a un lavoratore di primissimo ingresso, allora noi possiamo utilizzare un apprendistato magari di secondo livello, quindi un professionalizzante, per affiancare questa persona a un lavoratore che ha già una notevole esperienza, per cui magari possiamo realizzare un passaggio di competenze in modo proficuo, ecco, quindi io non parlerei di rischio, parlerei più che altro di obiettivi da perseguire in base a quelle che sono le esigenze dell'azienda, ecco. Ok, e Lucilla chiede come si chiama l'applicazione INPS di verifica del potenziale lavoratore e chi può accedervi? Domanda molto. Allora, guarda, ho qui lo smartphone, mi aiuto perché non lo ricordo a memoria, però te lo dico subito. Ah, ecco, una domanda proprio molto, molto tecnica. Sì, no, beh, in verità è molto semplice, basta schiacciare su Google l'applicazione verifica rapporti di lavoro a tempo Ok. indeterminato e si attiva subito. Aspettate, lo faccio in linea, proprio in diretta. Ecco, il servizio si chiama Verifica rapporti a tempo indeterminato. Ok. Però attenzione perché è un servizio che l'INPS mette a disposizione delle aziende, quindi chiaramente richiede la registrazione, no? Dell'azienda al portale. Quindi non è che noi come privati possiamo scoprire se per esempio Gianfranco Nobis ha avuto un tot tipo di rapporti di lavoro. Lo può fare un'azienda che si è accreditata ai servizi telematici INPS in qualità di datore di lavoro effettua l'accesso a questo tipo di servizio finalizzato alla verifica del diritto all'incentivo, che si chiama, come vi ho detto prima, scusate, verifica rapporti a tempo indeterminato INPS. Verifica rapporti a tempo indeterminato. Ok, magari facciamo vedere la slide, quella lì di tutti gli Sì, incentivi, così. Ok, eccolo. perfetto. Così stimoliamo un po' di fantasia in Ecco, questo momento. così ecco, vedi, ti mettiamo un po' in difficoltà. Allora, ma tanto insomma, sono certo. Lucilla ringrazia. Allora, Lucilla rilancia, dice, ma il C2 storico rilasciato dal CPI non può essere utile? Chi è che ha fatto questo?
La domanda, Se è Lucilla. sempre sì, Lucilla, sì. Tu sei, ti do del tu, Lucilla, tu sei un operatore, insomma, che di esperienza ne ha parecchia per parlare con questi Lucilla, clienti. sì, sì, è un'operatrice presso l'agenzia per il lavoro, ci scriveva, sì. No, allora, se ti riferisci, diciamo, alla vecchia scheda anagrafica che rilasciava il collocamento, se può avere una validità, ti direi sì. Ti direi di sì, ti direi che è assolutamente utilizzabile e anzi, ottima idea. Ecco. Diciamo, non c'è generalmente, quando le aziende effettuano assunzioni, raramente viene richiesto di produrre la scheda anagrafica, no? Che diciamo che indica l'anzianità di iscrizione al collocamento. Però sai, in quel momento, in quel documento però non viene indicato l'eventuale rapporto di lavoro ultimo che tu hai avuto, di che natura era. Per cui diciamo ci danno informazione, però non del tutto utile, sai? Quindi no, cioè, diciamo, poteva andare bene con la 407/90, dove tu dovevi assumere un disoccupato di lunga durata, allora sì, assolutamente sì, serviva quello, però in questo caso secondo me no, si risparmia tempo utilizzando l'applicazione di verifica e ci si tutela chiedendo l'autocertificazione al lavoratore. Diciamo, Autocertificazione, sì, sì. non Infatti, mi sentirei di andare più avanti di questo, ecco. mi sembra anche l'autocertificazione, anche un altro utente è d'accordo. E un'altra domanda invece in questo senso ti chiedono: gli incentivi che riguardano le donne Oh. sono validi su tutto il territorio nazionale? C'è un range di età? Quindi ti chiedono un po' di focus sugli incentivi delle donne. Allora, diciamo che è un incentivo quello che si chiama bonus over 50 e donne molto composito, perché in verità ne nasconde 4. 4 perché c'è, diciamo, la misura, vabbè, sì, comunque è valido su tutto il territorio nazionale, assolutamente, quindi non c'è una preclusione in base all'ubicazione né del rapporto di lavoro né della residenza del lavoratore, non c'è problema. Però, diciamo, una misura fortemente composita perché c'è una misura, cioè è attivabile per lavoratori, uomini o donne over 50, disoccupati da una certa data, oppure si parla di donne, quindi donne che abbiano perso il lavoro entro certi limiti, oppure si parla di donne ovunque residenti all'interno del territorio nazionale che in relazione a un certo tipo di anzianità al collocamento possono beneficiare di questo tipo di incentivo. C'è poi una ricollocazione, non, diciamo, di natura territoriale, perché una parte degli incentivi dedicati all'assunzione di donne, sono dedicati a, donne, che sono residenti in aree, che vengono definite, diciamo, non meno sviluppate, non mi piace questo termine, diciamo, in aree particolari, ok? Quindi in aree geografiche anche particolari. Che vengono individuate annualmente o comunque periodicamente tramite un decreto del Ministero del Lavoro, il quale, anche in base a quelle che sono le aree di intervento da parte dell'Unione Europea, va a indicare quali sono le zone, quindi, come dire, i comuni o le città, che sono interessati da questo tipo di incentivo. Per cui una donna che sarà residente all'interno di quel comune non dovrà avere, per esempio, minimo 24 mesi di anzianità al collocamento, quindi priva di impiego, lavoro, di impiego regolarmente retribuito, per esempio per 24 mesi, ma verrà richiesto, diciamo, un'anzianità minore. Quindi questo, diciamo, è il discrimine. L'ultimo punto su cui poi si estende questo incentivo fa riferimento a donne ovunque residenti, ma impiegate in settori dove la disparità di genere praticamente supera un certo livello che pure viene predisposto tramite gli obiettivi di politica occupazionale dell'Unione Europea. Si tratta di settori particolari, per esempio le donne non sono impiegate come mulettiste,
diciamo, quando mi capita di portarlo in aula, questo esempio, lo vediamo con i decreti, viene un po' da sorridere, però ci sono dei settori dove c'è proprio carenza di donne, per cui eventualmente questo incentivo è applicabile. Quindi normalmente sì, tutto il peso di questa misura, che è della 92-2012, ha valenza sul piano nazionale. Diciamo, sul piano territoriale, limitatamente a quella parte di incentivo dedicato alle donne, se sono residenti in aree particolarmente svantaggiate, credo di non sbagliare se le definisco come ex aree obiettivo 1 CE, e sto parlando di un bel po' di tempo fa. Allora, scusami, stavo parlando, ma no, Non ti sentivo. ecco, esatto. No, ti chiedevo se magari ti ringrazio nel frattempo e ti chiedevo io se magari c'era qualche novità proprio ultima dall'ultimo decreto che tu hai già percepito rispetto a una tendenza, ecco, No, sul lato lavoro, incentivi. allora, quest'ultimo decreto in particolare, diciamo, non ha introdotto nuovi incentivi, perché piuttosto che stimolare l'occupazione si sta preoccupando, come dire, di mantenere inalterata quella che c'è oggi e che, diciamo, non si, come dire, si sgretoli completamente sotto i colpi di questa crisi. Quindi, diciamo, in questo momento tutte le misure che sono state attuate vanno nella direzione di tutelare continuità occupazionale, non di creare nuova occupazione. Però, nelle prossime misure mi aspetto un grosso intervento da questo punto di vista, perché il legislatore sa benissimo che il tema occupazione rivestirà purtroppo un peso specifico enorme nella futura programmazione, perché l'auspicio in questo momento è che i rapporti di lavoro non crollino. E, non a caso è stato, non so se avete seguito, comunque in questo periodo di crisi è stato disposto anche il divieto di licenziamento. Quindi questa ve la dice lunga su quale sia l'attenzione del legislatore. Quindi cassa integrazione anche in deroga a tutti i settori produttivi pur di garantire continuità occupazionale, sostegno anche ai lavoratori autonomi, quindi ammortizzatori sociali, divieto di licenziamento. Addirittura è stata introdotta anche, diciamo, una deroga alla normativa relativa al contratto di lavoro a tempo determinato per permettere l'attivazione di contratti o di rinnovo anche di questo tipo di contratti, anche quando le aziende sono interessate da sospensioni per cassa integrazione, oppure magari, insomma, per sospensioni di natura, diciamo, determinati dalla crisi che sta avvenendo. Ecco. Quindi, diciamo, in questo momento l'attenzione è fortemente mirata al mantenimento dei livelli occupazionali, ma mi aspetto, diciamo, e auspico un intervento forte di riduzione del costo del lavoro che si affiancherà a un provvedimento già approvato che, diciamo, abbasserà la pressione fiscale sui privati dipendenti, che entrerà in vigore da luglio. Quindi, per fare, diciamo, come dire, per dare un sostegno maggiore al mercato del lavoro, anche con le misure che stanno per arrivare dall'Unione Europea, mi aspetto un forte impatto. Ok, allora abbiamo le ultimissime domande. Allora, una era quali incentivi sono cumulabili? Allora, sicuramente mi ricordo benissimo che l'incentivo io lavoro è cumulabile con quell'incentivo all'occupazione stabile. Me lo ricordo perché mi viene un po' da ridere. Cioè, non per, diciamo, come dire, per una leggerezza, però ci sono voluti diversi decreti direttoriali ANPAL per ricordare all'ANPAL che quel tipo di incentivo deve essere cumulabile con l'incentivo all'occupazione stabile, per cui l'ultimo decreto direttoriale dell'ANPAL, diciamo, ha previsto proprio questo. Quindi
sono cumulabili. L'incentivo per percettori di reddito di cittadinanza non è cumulabile praticamente con alcuna misura, se non in un incentivo che non esiste più, che era riservato ai residenti al sud, diciamo, tanto non ai residenti, ma per i rapporti di lavoro che avvenivano nel sud Italia. Non ricordo, non mi sembra, però forse potrei sbagliarmi che sia cumulabile con l'incentivo per percettori di reddito di cittadinanza. Francamente, potrei sbagliare, ma in questo momento mi sembra di ricordare di no. In tema di cumulo, invece, quello che secondo me rappresenta quello più vantaggioso, se questa è la curiosità, ecco, di chi c'è in aula, bisogna guardare al contratto di apprendistato. Contratto di apprendistato perché Sì, infatti, sì. Qua ne sì. approfitto, ti facevo proprio una domanda sul contratto di apprendistato, Sì. se può essere proposto fino a 35 anni. Allora, ci sono delle condizioni in cui il contratto di apprendistato è attivabile senza limiti di età. E stiamo parlando di casi in cui il lavoratore che noi intendiamo assumere è, per esempio, un percettore di NASPI. Cioè, se io individuo una persona che è un percettore di NASPI perché ha perso il lavoro in modo involontario e quindi sta percependo un trattamento di sostegno da parte dello Stato, posso assumerlo con un contratto di apprendistato professionalizzante senza soggiacere ai limiti di età che normalmente vengono imposti. Ok, quindi questa è una prima risposta. C'è anche la possibilità di attivare un contratto di apprendistato in deroga ai limiti previsti dalla legge in tema di età del lavoratore riguardo all'assunzione di lavoratori cassa integrati. Quindi l'apprendistato ha determinati limiti. Si configura bene per la natura flessibile che ha, anche come strumento di ricollocazione professionale di quei lavoratori che o abbiano perso il lavoro in modo involontario o che invece siano sospesi dal lavoro perché l'azienda sta in cassa integrazione a 0 ore, magari anche straordinaria, quindi si presume, cioè si lascia immaginare che probabilmente al termine di quella procedura l'azienda difficilmente potrà riprendere l'attività. Sono pochi i casi in cui, dopo la cassa integrazione straordinaria, l'azienda, diciamo, riesce a riprendere la produzione. Scusate se lo dico, all'Italia ce lo insegna, purtroppo, diciamo, le casse integrazioni straordinarie non si sono tramutate in un vantaggio. Purtroppo l'attività tende a latitare. Per cui, ecco, questo tipo di strumento, l'apprendistato, può essere attivato anche in deroga ai limiti di età previsti normalmente. Ci sono queste possibilità. Bene, Gianfranco, allora diciamo che ti ringraziamo, insomma le domande hanno mostrato molto interesse, ti ringraziano anche i nostri ascoltatori che sono rimasti fino alla fine. Ricordiamo ecco, che Gianfranco, insomma, anche con Mekitsu ha diversi percorsi formativi, non per ultimo proprio quello sul welfare che nominavi. Tra l'altro, oltre al master in amministrazione del personale e consulenza del lavoro che in partenza il 6 giugno, tu sei anche formatore e docente nel master in orientamento e sviluppo individuale, che è proprio un nuovissimo progetto di Mekitsu. E quindi, proprio parlando di incentivi, quindi proprio in questo tema, sei anche tra i nostri formatori in questo master. Quindi poi invieremo a tutti gli utenti iscritti la registrazione di questo webinar e le slide. Ringraziamo tutti quelli che sono in ascolto. Ti ringraziamo Gianfranco per queste chicche che ci hai dato. Grazie a voi, grazie a tutti quanti. Bene, tutti che ringraziano, benissimo. Allora, quindi a risentirci via email. Buona serata a tutti, buona serata a Gianfranco. Grazie Grazie, ciao a ancora. tutti. Ciao. Ciao.